siamo sicuri di essere su Io Campo o è una puntata della corrida? I comici allo sbando di oggi sono Michele Abbinante, in compagnia de Il Fluido, Antonio D'Alessandro e Ibernoccolo. Michele Abbinante ci crede davvero tanto, ma non sarà un po' troppo? Volevo mettere subito in chiaro questa cosa, che io non sono un comico, assolutamente no, in realtà io sono disoccupato. Questa sera, in questo spettacolo però, volevo stupirvi con grandi effetti speciali, ma costavano assai e io non me lo posso permettere. A questo punto però potrei cantarvi una mia canzone. Volete io, vi canti una mia canzone? Volete? Mi dispiace, non me la ricordo tanto bene e poi non so cantare. Però ho portato con me questo meraviglioso strumento con il quale si possono realizzare armonie meravigliose. Il problema è che bisognerebbe saperlo anche suonare. E tutto questo sapete perché? Perché mi hanno detto impara l'arte e mettila da parte. Poi mi hanno detto mettila da parte l'arte, che tanto non vai da nessuna parte. Ma io faccio parte di quella parte che vuol fare arte, ma che non pretende né parte né arte. Insomma, arte povera. In verità io sono il classico esempio di quando l'arte prende una brutta piega. Anche se l'arte non si piega, al massimo si spiega. Ed è proprio quando si spiega l'arte che noi non dovremmo metterci in disparte, perché l'arte è importante. Vabbè. Dopo tutta questa parte finalmente mi presento. Sostanzialmente io sono un sognatore. E come tutti i sognatori ho un sogno nel cassetto. Ma il mio è chiuso con un lucchetto ed io ho smarrito la chiave perché sono sbadato, svampito, rintronato, rincoglionito, disordinato, ignorante, preoccupante. Signori e signori, mi chiamo Michele Abbinante. Come già detto, sognavo e continuerò a sognare, c'è poco da fare. Una volta ho persino sognato di un posto che degli esseri per metà uomini e metà maiali avevano trasformato nel paese dei balocchi. Dicevano alla gente, su, coraggio, a noi gli occhi, non fate gli sciocchi e vedrete che in questo paese non incontrerete mai quei maiali avidi di danari. In questo paese avrete tutti in parità, i villoni, i barconi, i macchinoni, sarete tutti sazi con i panzoni. E persino la banda Passotti, Alibaba e 40 ladroni, non invideranno nulla a Paperon dei Paperoni, alias Silvio. In questo paese avrete tutti in banca sempre un conto oneroso. Ed è per questo che persino Alice dice che questo paese è più meraviglioso, che qui la vita è uno spasso, che dà orgasmo, ma peccato che queste rime siano solo figlie del sarcasmo, dentro il mio sogno. E da questo sogno a un certo punto ho aperto gli occhi e mi sono guardato attorno e ho visto che questa realtà è molto più surreale. Ed è per questo che a volte preferisco chiudere gli occhi e continuare a sognare. A questo punto, signori miei, vi voglio far ascoltare il brano del mio assistito. Prego. Il brano fa così, io ti rendo partecipe delle recite becere, delle cedre, dietere, cibi in genere, che con le diete c'entrano poco. Procederemo ad accedere al gioco in decibel del cimentarsi in macchine gelide, con lo scopo di uccidere e far di incenere, celere, senza cedere alla merce di un centipede, che ti cede Mercedes e che le riceve geme, sì geme, che manco cerere è fecondata la banca del seme. Io. Michele Abbinante, 32 anni. Davide Ceppaglia, perché devo dire l'età? Scusa. No, cosa vuoi dire? Dillo. 26 anni? Ah, pensavo di più. Vi parla qui il mio collega. Lui è Davide Ceppaglia, è un rapper, non l'ha detto perché si vergogna anche lui stesso di dirlo. In realtà è un bravo rapper. Noi ci siamo conosciuti nel 2010, purtroppo per me, attraverso un progetto web radio che si chiamava Spacca Radio, dove realizzavamo dei vari programmi di satira, di attualità, di poesie, di musica e quant'altro. Successivamente abbiamo iniziato una serie di collaborazioni al di là della web radio su dei videoclip musicali, non solo, abbiamo scritto dei testi, dei... Diciamo che abbiamo trovato un buon connubio tra le nostre due arti, lui con la sua cinematografica e io con la mia musicale, abbastanza, dai.
in quanto abbiamo realizzato un videoclip musicale. Non mi scandalizzo più. Si chiama Non mi scandalizzo più. Non ci si scandalizza, no no, non ci si scandalizza, no no, non più. Non ci si scandalizza, non più. Non rischiare l'impatto, l'impatto, neppure se un batto di imbatto. Non ci si scandalizza, no no, non ci si scandalizza, no no. Il mio assistito ha scritto un brano che io personalmente considero un grandissimo pezzo di meraviglioso sonorità. Signori miei, vi porgo un altro invito. È quello di guardare bene in faccia il mio assistito. Guardatelo bene, signori, guardatelo bene. Uno scempio. Mi sembra evidente come madre natura non sia stata molto generosa con lui. E come se non bastasse madre natura, hanno continuato a umiliarlo quei grandissimi figli di madre che si è data natura a papà Drignoti. Che volete fare, signori miei? Volete continuare ad inferire su di lui? Non c'è lavoro, lavoricchio, diciamo, quando trovo qualche traduzione di documenti che mi affidano, oppure un dopo scuola qui e là. Si tira avanti un po' così. Mi sembra giusto e doveroso sostenere questo artista che secondo me è continuo a ribadire che si tratta di un musicista degno di nota. Do re mi fa arrabbiare il giudizio prima, e cioè il pregiudizio. Signori miei, sono quasi in conclusione di questa ringa, signor giudice. In conclusione, voglio ricordare a voi che se anche voi considererete colpevole il mio assistito, sappiate che l'arte in un artista non morirà mai. Nel suo cuore non morirà mai nella sua anima e nell'anima dell'immortalità artistica. Infine, signori, per me vi chiedo l'indirizzo di un bravo psichiatra, perché è evidente che ne ho bisogno, ma soprattutto è per il mio assistito che vi chiedo clemenza e grazie per questo applauso di compassione. Io campo. E io campo anche, alla faccia vostra.